insieme dell'Europa con Tsipras. Adesso è inutile nascondercelo, veniamo da frantumazioni ulteriori, da frammenti che sono rimasti così per terra, dai quali però secondo me è arrivato il momento di ripartire. Con la grande linearità che questo progetto, questa lista ha deciso di assumere già dal nome e già dal suo chiamarsi immediatamente in relazione con il CUE, cioè il gruppo della sinistra europea nel Parlamento europeo e con la sinistra europea. La cosa secondo me per cui in questo momento è assolutamente necessario batterci con ogni forza che abbiamo, anche perché la situazione è difficile, lo sappiamo tutti quanti, c'è una perdita di entusiasmo da parte di tutti, c'è anche un'idea di colpe, di ferite, di tante cose che sono rimaste a leggere in tutti i rapporti da quella che dovrebbe essere una sinistra unita, però credo che non sia neanche giusto, come vedo che sta accadendo, essere troppo critici con noi stessi, perché tutta la sinistra, tutto il mondo dell'attivismo è sotto un attacco feroce in tutta l'Unione Europea e in particolare nei paesi dove sta avanzando il populismo e il sovranismo, dei quali purtroppo l'Italia è diventata non solo uno tra i più importanti, ma quasi il capofila. C'è una politica dell'Unione Europea che ha voluto scientemente stroncare chi aiutava i migranti, prendendo la migrazione come l'argomento sul quale giocare una battaglia che sicuramente ha come oggetto la migrazione e la fortezza Europa, ma anche come oggetto una progressiva perdita di democrazia nell'Unione Europea, un progressivo attacco alle istituzioni, alle costituzioni, alla possibilità della società civile di esprimersi. E quindi quello che sta succedendo adesso con il crollo che poco per volta abbiamo visto di tutta una serie di baluardi che credevamo fino a poco tempo fa non possibili essere messi in gioco, ecco, vengono sfondati. Vediamo avanzare delle nuove destre europee xenofobe quando non apertamente razziste, vediamo avanzare partiti dichiaratamente neofascisti. Tutto questo non succede per caso, tutto questo succede perché c'è stata una scelta di creare una politica dell'emergenza, distogliendo lo sguardo dai veri problemi che affliggevano le persone in tutta Europa, in Italia in particolare, perché l'Italia è uno dei paesi più gravemente segnati dalla crisi economica che ha colpito una parte dell'Europa. Si è deciso di procedere a un'idea dell'emergenza che ha messo i migranti come il punto focale di campagne elettorali e di politiche possibili di identità. Su questo la destra è stata molto più capace naturalmente di produrre dei risultati. Ma proprio per questo c'è una colpa dell'Unione Europea, c'è una colpa della Commissione Europea che ha voluto in tutte le sue politiche che sono iniziate con l'agenda della migrazione che è stata varata nel maggio 2015, subito dopo l'insediamento del nuovo Parlamento, che via via ha imposto agli Stati membri di confine con il Mediterraneo, cioè Grecia e Italia, in misura minore anche Spagna, quelli chiamati PIGS, quelli sotto il ricatto del sesto economico, di accettare e, come dicono loro, implementare delle politiche che si sono sostanziate, per esempio, nel famoso approccio hotspot, dove Italia e Grecia sono diventati un luogo di carcerazione di fatto dei migranti. La Grecia con l'accordo con la Turchia, con l'accordo infame, l'Italia nella collaborazione con la Libia. E tutto questo fa sì che noi dobbiamo essere consapevoli che a livello europeo si gioca una partita enorme
sulla democratizzazione, sui diritti e sul fatto stesso che quell'idea costitutiva dell'Unione Europea, la solidarietà, l'idea di umanità di fatto, l'idea che non si lasciano banalmente morire le persone in mare, cioè l'impianto dei diritti nato dopo la Seconda Guerra Mondiale, proprio a protezione da quello sfracello che era stato portato dal nazifascismo, ecco, tutto questo viene progressivamente, attraverso spallate continue, messo in discussione. A fronteggiare tutto questo in Europa c'è la sinistra, il VUE. Con queste elezioni noi rischiamo, se non riusciamo a fare il miracolo del 4%, di non avere più nessun rappresentante italiano all'interno del VUE. E questa sarebbe veramente una cosa sciagurata per l'Unione Europea, per il VUE, che comunque deve avere la forza per condurre delle battaglie che saranno sempre più difficili con la nuova composizione prevedibile del Parlamento Europeo, e per l'Italia, che rimarrà sempre più provinciale in una lotta interna in cui anche noi come sinistra rischiamo di perdere contatti e di perdere una strategia globale, perché così come globale l'attacco, globale devono essere le nostre risposte. Ecco, l'altra cosa che vorrei dire è che noi ci siamo candidati come lista alla sinistra a portare avanti un progetto molto avanzato, molto importante, vista anche la gravità della situazione, questa sì emergenziale, che è quello sull'ambiente e il clima. Sull'ambiente e il clima c'è un'adesione al documento che è stato prodotto dal New Deal europeo. Si parla di una conversione ecologica, si parla di una possibilità di affrontare la crescente ingiustizia, la distruzione del welfare, l'abbandono delle persone che sono sempre più in crisi economicamente e che al momento vengono solo aiutate contro chi è ancora più povero. Ecco, invece l'idea di questa conversione è pensare migranti e persone native insieme a un progetto di società che sia ecologico, che sia rispettoso della casa comune, che sia capace di guardare il vivente, di guardare l'uguaglianza degli esseri, non soltanto esseri umani. A me questa sembra una cosa importantissima. Al tempo stesso, una politica di questo genere va a incidere in modo molto fermo sulla questione della migrazione, finalmente non con misure che corrono dietro e che inseguono sempre perdendo naturalmente le politiche che ci impongono gli altri, con Frontex, con le varie agenzie europee che la Commissione legittima, pur se non sono tenute mai a presentarsi davanti al Parlamento europeo, eppure Frontex sta trattando con stati al di là del Mediterraneo, cioè stanno succedendo delle cose effettivamente gravi. Noi dobbiamo essere da un lato in grado di contrastare nel Parlamento questa modalità, ma dall'altro dobbiamo essere in grado di portare una proposta veramente nuova e radicale, che è quella di pensare che con le comunità euro-mediterranee, con i paesi dell'altra parte del Mediterraneo, noi possiamo invertire questa modalità che produce flussi migratori, che produce miseria infinita, che priva del territorio, priva dell'acqua, priva delle risorse naturali, le comunità che non riescono più a vivere e che quindi si spostano dai propri luoghi non trovando più sostentamento. La maggior parte dei migranti, dei rifugiati non sono in Europa, la maggior parte dei rifugiati sono negli stati limitrofi africani, e noi dobbiamo assolutamente viverci come un'unica comunità e pensare come si può a livello globale cercare di avere visioni di nuovo, di pensare di essere sinistra in questo momento significa giustizia sociale, giustizia ambientale, non solo in Europa ma per tutti. Grazie.